una due giorni a Taranto per celebrare i 50 anni dell'AIGA, Associazione Nazionale Giovani Avvocati Italiani, ma anche i 30 anni della sezione AIGA qui a Taranto. Abbiamo con noi l'avvocato Vincenzo Monteforte, il presidente della locale sezione, che ci spiegherà quali sono stati i punti salienti di questa due giorni di lavori. Avvocato. Sì. Allora, noi abbiamo inteso organizzare questo Consiglio Direttivo Nazionale a Taranto appunto perché c'era anche la ricorrenza dei 30 anni della nostra sezione, che peraltro è una delle più antiche, usiamo il termine antiche, d'Italia. Nell'ambito di questi due giorni abbiamo iniziato ieri con un'interessantissima tavola rotonda che abbiamo fatto peraltro in uno scenario abbastanza suggestivo della città di Taranto, ovvero il Castello Aragonese, e abbiamo deciso di affrontare come argomento la tematica del caporalato, che peraltro insomma, è molto sentita nella nostra regione, sul nostro territorio, atteso che è stato oggetto il reato di cui l'articolo 603 bis del codice penale di una recente riforma operata con una legge dell'ottobre del 2016. È stato un dibattito abbastanza interessante che ha coinvolto anche illustri relatori, fra cui vi erano il dottor Alessio Coccioli della direzione distrettuale antimafia di Lecce, il dottor Filippo Di Todaro, che è un magistrato in servizio da vari anni presso il Tribunale di Taranto, che si occupa naturalmente di penale, e il professor Rossano Adorno dell'Università degli Studi di Lecce. Nonché abbiamo ritenuto giusto invitare a questa tavola rotonda un esponente della Confagricoltura, che poi è il settore più interessato a questa problematica, ovvero il presidente di Confagricoltura Taranto, il dottor Luca Lazzaro. È stato un interessante dibattito che ha visto la partecipazione di numerosi colleghi che già da ieri sono arrivati nella città di Taranto. Il programma poi prosegue nella giornata di sabato con il vero e proprio Consiglio Direttivo Nazionale, nel quale si affronteranno poi le tematiche più attinenti alla vita associativa. Peraltro questo è l'ultimo Consiglio Direttivo Nazionale che si svolge prima delle elezioni del congresso straordinario, che sancirà comunque la nuova giunta, la nuova composizione della giunta, nonché l'elezione del nuovo presidente AIGA nazionale, avendo un mandato biennale. Quindi è stata una tappa importante questa di Taranto, e siamo stati ben lieti di ospitare circa 150 colleghi provenienti da tutta Italia, che hanno anche apprezzato insomma le bellezze artistiche della nostra città. Grazie avvocato Vincenzo Monteforte, presidente della sezione AIGA Taranto.